villaggio per la Race for the Pure. Sentiamo Isabella Di Chio. Un messaggio per la vita. Al Quirinale si festeggiano i 20 anni di Race for the Cure, la manifestazione organizzata dalla Comen Italia che per 3 giorni richiamerà al Circo Massimo donne di tutte le età in nome della prevenzione del tumore al seno. Per loro gli auguri del Capo dello Stato Sergio Mattarella. Avete spianato la strada per la diffusione della consapevolezza che questa malattia può essere sconfitta con la prevenzione. Il taglio del nastro con le donne in rosa al Circo Massimo, dove fino a domenica sarà possibile effettuare esami diagnostici e di prevenzione gratuiti. 160 stand, 1000 metri quadrati, comune denominatore la prevenzione. Sono più di 50.000 donne che continuano ad ammalarsi ogni anno solo in Italia di questa malattia e noi vogliamo dare il nostro contributo per fare in modo che questa malattia diventi sempre più curabile. L'appuntamento è per domenica 19 maggio. Migliaia di persone parteciperanno alla corsa competitiva di 5 km e alla passeggiata di 2 km in nome della vita. Al Civico Zero, nel cuore di San Lorenzo, centro diurno per minori e neomaggiorenni stranieri in condizioni di marginalità sociale. Fino al 30 maggio si potrà ammirare la gigantografia realizzata da Roberto Vignoli. Ci basta una capanna, questa è la scritta che compongono i giovani e che si ispira al film Miracolo a Milano. Nel centro i ragazzi fanno corsi di fotografie e altre attività. Le foto che vi abbiamo proposto sono di Raffaele e Franco del centro. Storie insolite e coinvolgenti, difficili da dimenticare fino a domenica alla Casa del Cinema di Roma, la prima edizione della Mostra del Cinema Messicano. In programma film contemporanei e grandi classici in lingua originale con sottotitoli in italiano. Ad inaugurare la rassegna alle 19 l'anteprima europea di Silenzio, scritto, diretto e prodotto da Lorena Villareal, che sarà ospite del festival. Ricco anche il programma della Notte dei Musei domani a Roma. 50 spazi animati per l'occasione, più di 120 e circa 50 mostre. Una festa che si tiene contemporaneamente in 30 paesi europei. Nella capitale aperti anche musei statali, università e spazi culturali. Dalle 20 alle 2 l'iniziativa al costo simbolico di 1 euro, oppure gratuita dove previsto. Ed è tutto per questa parte, prima parte delle nostre notizie. A te Roberta. Con Maria Teresa ci rivedremo per eventuali aggiornamenti, intanto la nostra rassegna stampa. Partiamo con il Corriere della Sera, la cronaca di Roma parla di Tridentino chiuso, così titola, caos motorini. Il centro storico, da Piazza del Popolo a Via della Mercedes, a Largo di Fontanella Borghese, l'ira di residenti e negozianti, la ZTL ristretta, scooter in sosta selvaggia nelle isole pedonali, più marciapiedi di strade limitrofe. Una situazione, un quadro che riporta anche Repubblica, ma parlando anche del degrado in corso, parlando delle varie emergenze della capitale, i comitati di cittadini si sostituiscono al comune, dalle buche alle telecamere, ai parioli verde fai da te, imprese in piazza, adesso basta. E a parlare è soprattutto una foto notizia, la protesta in piazza Augusto Imperatore, ieri la manifestazione organizzata dalle imprese degrado in corso, all'interno anche un'inchiesta ben dettagliata. Andiamo invece sulla cronaca di Roma del Messaggero, che parla dei nastri gialli antidegrado, anche qui la protesta del centro. Roma merita di più, titola il Messaggero. Buche, rattoppi e rifiuti lasciati in strada, cartelli di adesivi tra Tridente e Vie dello Shopping per segnalare tutte le criticità. C'è all'interno anche nella manifestazione soprattutto i numeri di un fenomeno che sta facendo mobilitare l'intera capitale. Gli operatori dicono, gli investitori ci sono ma rinunciano perché il comune non dà certezze soprattutto su tempi e procedure. Andiamo a Frosinone per parlare per il piano casa da 27 milioni di euro. Edilizia Pubblica ha presentato ieri il programma. 44 nuovi alloggi a Ceprano, Sora e Monte San Giovanni, interventi di manutenzione in 9 comuni, si punta soprattutto sui centri storici. Lasciamo l'edilizia pubblica, andiamo a Latina per parlare invece di un altro dramma, quello della droga, overdose dietro al museo, la mamma di 2 bambini muore a 35 anni nel rudere utilizzato da tempo come centrale dello spaccio. E ancora a parlare di strutture abbandonate, la terza vittima in un mese, lo stabile della regione ormai abbandonato da anni, e qui i carabinieri nel rudere di via Montebello durante le perquisizioni. Andiamo a Rieti,
perché si parla ancora del caso di un anno fa, 4 mesi, con la condizionale per titolare di un vivaio, 2 operai, morì sulla Salaria, sono 3 le condanne, assenti le indicazioni dei lavori sulla strada, a perdere la vita fu lo chef Paolo Ferro, una condanna in primo grado, 1 anno e 4 mesi, con la sospensione condizionale, che naturalmente è anche un monito alla situazione delle nostre strade. Andiamo a Viterbo e chiudiamo con una notizia finalmente positiva, reati in calo, a Viterbo però no, ci dicono, reati in calo che sono riportati anche nelle altre province della capitale, i dati del Ministero dell'Interno, più 2,5 nei primi mesi del 2019 a Viterbo, l'aumento soltanto in altre 4 province italiane. Preoccupato Salvini, ho chiesto monitoraggi costanti, una città violenta, incidono 13 arresti per mafia e carichi di cocaina, bloccate le misure in atto per avere più agenti sulle strade e nelle zone della movida. E a proposito di strade, lasciamo la nostra rassegna stampa, invece ci colleghiamo in diretta con la centrale operativa della Polizia Stradale, dove c'è Natale Montagno, per tutti gli aggiornamenti in diretta. A te. Buongiorno a lei, telespettatori. Le nostre pattuglie segnalano traffico in progressivo aumento sulle principali strade consolari in entrata nella capitale e sull'intero anello urbano, Proprio su quest'ultima arteria autostradale, al momento è il punto più critico in carreggiata interna, dove vi sono dei rallentamenti tra l'uscita Casilina e l'uscita Ardiatina. Medesima situazione la troviamo sul tratto urbano della 24, con rallentamenti all'altezza di Tor Cervara all'innesto con la tangenziale est. Flussi veicolari intensi anche sull'Appia, dove registriamo rallentamenti dall'altezza del Gra in direzione centro. Infine segnaliamo che ci potrebbe essere qualche criticità sul quadrante nord del Gra, precisamente nel tratto tra la Flaminia e la Cassa Vientana, in quanto è interessato al passaggio dei veicoli partecipanti alle Mille Miglia. Anche per oggi dalla Polizia Stradale è tutto, linea allo studio. E prima di parlare ancora di Mille Miglia, che mi ha citato anche Natale Montagno, noi invece adesso parliamo di cinema, lo facciamo con il nostro ospite che ci ha raggiunto, il giovanissimo regista Fahim Buyan, buongiorno e bentrovato, per parlare di un film Bangla, il tuo primo film di esordio, è un film che racconta una storia d'amore, ma lo fa partendo da Torpignattara, una realtà dove tu sei cresciuto. Beh sì, abbiamo deciso di raccontare appunto questa storia perché insomma è tutto nato da un servizio che realizzai per Nemo Nessuno Escluso, un programma che andava su Rai 2 e realizzato da Francesco Medosi. Subito dopo la messa in onda sono stato chiamato da varie case di produzione, tra cui la Fandango, e insieme a Team Vision abbiamo prodotto questo film. E abbiamo voluto raccontare appunto una storia d'amore, però con appunto la tematica della seconda generazione dell'integrazione, però con un tono molto ironico e leggero. E poi, anche tu sei italiano di seconda generazione, di origine bengalese, giusto? Anche tu? Sì, io ho preso la cittadinanza a 18 anni. Abbiamo visto qualche immagine del trailer del film dove tu sei anche protagonista, oltre che regista. Sì, ho un doppio ruolo, insomma, mi sono voluto prendere tutta la responsabilità, ecco. L'incontro con una donna nel film, con una ragazza che un po' cambia le sorti anche di tutto. Beh sì, cioè nel senso nel film trattiamo dei temi molto importanti per quanto riguarda la religione e perché nella comunità bengalese è un tabù sia il tema della sessualità e dell'amore. E quindi ti aiuta anche lei a raccontarlo anche ai più giovani. Un film che è uscito nelle sale soltanto ieri, che adesso è ancora nelle sale, che invitiamo a vedere perché davvero è ricchissimo di tutti i temi ed è interessantissimo non solo per i più giovani ma anche per i grandi che devono riflettere. Uno spaccato anche di Torpignattara. Tu lavoravi già come videomaker, poi avevi un canale YouTube, giusto? Lavoravi in un canale YouTube? Sì, ho iniziato, cioè ho approcciato al mondo dell'audiovisivo all'età di 14 anni, poi insomma. Ho visto che effettivamente il mio canale YouTube non andava, quindi sono passato al lato professionale. E poi da lì è tutto l'iter fino ad arrivare qui. Ma una curiosità anche nostra, come vivono i giovani di seconda generazione anche a Torpignattara? Come si vive a Torpignattara? Che quartiere è? Lo conosciamo anche attraverso il film. Ma tu che cosa ci racconti? No, i ragazzi sicuramente sono molto più integrati, però ovviamente non si nascondono che magari alcuni possono vivere comunque delle crisi di identità perché non si sa se si sentono tutte e due o stanno da una parte o dall'altra, però sì, in maniera molto civile. E poi Torpignattara è molto particolare perché comunque è una melting pot
dove puoi trovare persone di diverse etnie, comunque c'è una convivenza molto civile. Una realtà sicuramente, come molte periferie della capitale, multiculturale, e che punta anche per questa integrazione, diciamo, e questa identificazione personale sulla cultura. Sì, su questo secondo me bisogna ancora lavorarci, ovviamente, perché comunque non c'è ancora quel contatto tra la cultura italiana e quella straniera, però insomma speriamo che anche grazie al film si possano creare dibattiti e comunque si possa conoscere, come dicevi, attraverso la cultura. Noi ce l'auguriamo, invitiamo intanto a vedere Bangla nelle sale, grazie a Fahim per essere stato con noi questa mattina. Ti piacciono le auto d'epoca? Sì. E allora noi ci godiamo ancora qualche immagine, ci ricolleghiamo con Mariella Anziano da Ronciglione per la tappa della Mille Miglia. Mariella. Sì, Roberta, rieccoci. Non so se sentite in lontananza il rombo dei motori. Siamo qui adesso con uno degli organizzatori.